La legge 145 restringe quello che già oggi, anzi da 25 anni, la legge nazionale ci permette di fare, cioè sperimentazioni in sanità pubblico-privata. E quindi una legge che va a stringere il campo non si capisce come possa aprire a un cambiamento, una modificazione di quella che è la natura della sanità marchigiana. La sanità marchigiana è una sanità pubblica, siamo in Italia la 14ª regione, quindi ben lontana dalle prime in termini di spazio della sanità pubblica, a 7 punti in meno rispetto alla media nazionale, quindi è veramente una sanità fortemente improntata in questa direzione. In questi tre anni abbiamo assunto 1.200 persone in più nella sanità pubblica e messo a disposizione tutte le risorse che avevamo sia in termini di investimento che di tutto il resto. L'unica sperimentazione fatta nei 25 anni con la legge nazionale ha comportato uno spostamento sul privato dello 0,09% del budget sanitario, cioè partiamo veramente di nicchie che hanno offerto servizi alla comunità, che hanno aiutato sulle liste d'attesa, sia sulla mobilità passiva, quindi piccolissime esperienze di grandissimo valore per la comunità che l'ha vissuta. Con la legge noi appunto mettiamo paletti più stretti in modo che quando abbiamo una sperimentazione siamo sicuri di avere un risultato che costa di meno e dà servizi. Facciamo l'esempio, quella che riguarda una delle ipotesi che sono state avanzate, l'uso delle nostre macchine nell'orario in cui stanno ferme. Noi abbiamo TAC, risonanze magnetiche, che durante una settimana stanno anche 30-40 ore ferme perché il personale pubblico arriva dove può arrivare. Allora, poter utilizzare 30 ore, 40 ore in più macchine che abbiamo già realizzato, già investito, significa battere liste d'attesa, con un'incidenza sulla spesa sanitaria generale della grandezza che dicevamo prima, che ci lascia tranquilli nella nostra 14ª posizione a percentuali bassissime di privato nella sanità marchigiana. Quindi manteniamo la nostra natura di una sanità fortemente pubblica, apriamo degli spazi che ci permettono di utilizzare laddove la sanità pubblica non arriva, quindi complementare a quello che facciamo a favore dei cittadini.